bentrovati, nuovo appuntamento con la linea. Oggi non parleremo di Covid, ma di un'altra epidemia, la brucellosi, che sta colpendo gli allevamenti bufalini dell'area del Casertano. Parliamo delle bufale, le vedete intorno a me, quelle che producono il latte per fare la mozzarella di bufala, il prodotto DOP più esportato al mondo dopo il parmigiano reggiano. Parliamo di un giro d'affari di oltre 6 miliardi di euro all'anno. Il piano di eradicazione messo in campo dalla Regione Campania contro la brucellosi finora non ha funzionato. Sono stati abbattuti più di 100.000 capi bufalini e oltre 300 le aziende che in questi ultimi tempi sono state costrette a chiudere, molte delle quali sono in grave difficoltà finanziaria. La mobilitazione degli allevatori è cominciata da tempo, ma si è intensificata proprio negli ultimi giorni. Si sono uniti in un coordinamento unitario, tentano di dialogare con la Regione Campania e chiedono un cambio di passo, perché non si proceda soltanto con l'abbattimento dei capi infetti o sospetti infetti, ma si agisca sulla prevenzione e quindi con la vaccinazione di tutti i capi bufalini di questo territorio. Sullo sfondo c'è un'inchiesta della magistratura, la procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un'indagine e dai dati che sono venuti alla luce proprio nelle ultime settimane sembra peraltro che oltre il 90% dei capi abbattuti all'esame, alle analisi post mortem non erano infetti. Dunque un dato che ha ulteriormente fatto arrabbiare gli allevatori che si sono imbufaliti, è il caso di dire, e hanno deciso di scendere in piazza. Oggi vi raccontiamo tutto questo. Nel Casertano insistono la maggior parte degli allevamenti bufalini. È qui che si produce oltre il 60% del latte per fare la mozzarella DOP, anche se il problema della TBC e della brucellosi riguarda tutta la filiera campana. Dal 2009, sotto la scure dei test alla brucellosi, sono caduti oltre 140.000 capi di bestiame, la cui attendibilità non è pienamente provata. Le prove di laboratorio non sempre trovano conferma all'esame autoptico effettuato sui capi infetti. Eppure un intero settore è in ginocchio. Vent'anni, sei già un imprenditore agricolo? Sì, l'ho tramandata a mio padre, mio nonno, quindi sono un allevatore. Senti, anche tu oggi in piazza insieme agli altri sul trattore avete protestato. Quanti capi avete abbattuto nella vostra azienda? Più o meno 100. 100 e sono risultati tutti puliti al macello e alle prove sugli organi all'istituto. Un danno enorme per un'azienda? Sì, purtroppo sì. Quantificabile in quanto? Più o meno sui... Cioè, adesso sui 100-200 mila euro, 100 capi. Nella mia azienda abbiamo abbattuto circa in 4 anni 1000 animali e anche i miei animali purtroppo sono risultati positivi alle controprove e dal macello. E purtroppo è una perdita grandissima, perché comunque noi avevamo anche parecchi dipendenti in stalla e purtroppo nonostante la nostra voglia di mantenere anche tutti i nostri dipendenti non abbiamo potuto affrontare alcune spese. Noi chiediamo delle semplici cose, queste semplici cose è rispetto del regolamento europeo che dopo una certa percentuale di infezione, diciamo a Caserta, impone anche la vaccinazione. Noi chiediamo delle semplici cose, vaccinazione e autocontrollo. E poi qualsiasi allevatore chiede solo un semplice diritto, il diritto al lavoro. Nel solo 2020 sono stati abbattuti oltre 40.000 capi, una vera e propria piaga per l'economia di questo territorio. Molti allevatori sono stati costretti anche ad emigrare in altre province o regioni limitrofe, con evidenti danni economici anche all'indotto. Antonio, sono tante le bufale di questa azienda, quante ce ne sono in questo momento? Ci sono più di 300 capi in questo momento. E rispetto a prima ne sono ancora poche, avevamo 800 capi. Purtroppo ci hanno fatto l'ordinanza di abbattimento dopo le profilassi di Stato, che ci hanno detto che avevamo animali che avevano contratto la brucellosi. Sospetta brucellosi?
Questa qua è una cosa che, diciamo, un grande dubbio dopo quello che abbiamo visto ultimamente, però questa cosa qua noi allevatori non possiamo metterci lingua, perché è una cosa che deve vedere la magistratura. E nel frattempo voi più della metà dei capi che avevate li avete dovuti mandare al macello. Sì, è andato tutto al macello e purtroppo stiamo affrontando periodi difficili. Infatti non abbiamo solo questa azienda, abbiamo anche un'altra azienda dove ci hanno fatto l'abbattimento totale, ci stanno facendo fare dei lavori che di adeguamento, di biosicurezza e altro. È tanto difficile investire quando c'è un cash flow inferiore rispetto a prima. Certo, di quanto parliamo più o meno? Abbiamo sceso del fatturato circa dell'80%. In quanto tempo? Una caduta libera, proprio in pochi mesi. Quindi non c'entra il Covid in questo caso, c'entra l'epidemia di brucellosi? L'epidemia perché gli animali sono di meno che producono, quindi produci meno latte. I costi fissi sono sempre uguali. E al di là del Covid che pure ci ha pesato, ma il problema è che gli animali che dovevano produrre proprio erano proprio di meno. Quanto latte si produce in media? Delle bufale, se dipende dal tipo di azienda. Generalmente adesso mediamente abbiamo una quantità di produzione delle bufale intorno al 22, massimo 23 quintali di latte annuo. Ci stanno altre aziende, alcune aziende che hanno lavorato geneticamente e hanno una media più alta, altre hanno una media più bassa. Questo chiaramente per produrre quel quantitativo di latte di bufala necessario al consorzio per produrre un tot di mozzarelle, sì. Quelle che insomma poi dobbiamo consumare qui e all'estero. All'estero, sì. E quindi il nostro latte, che è un latte DOP, viene ritirato dai caseifici e viene trasformato. Però nel nostro caso abbiamo prodotto meno latte a causa degli abbrucellosi. È stata data anche la possibilità in questi ultimi mesi di usare il latte congelato per la produzione di mozzarella? Sì. Questo a causa nel periodo del lockdown della prima ondata, dove c'era proprio il panico e quindi parecchi caseifici non riuscivano a smaltire la mozzarella che producevano ogni giorno, è stata data questa proroga. Però adesso il momento è superato, tutto si sta normalizzando, infatti vediamo che anche in questo caso con tanti contagi di Covid non si chiude, non c'è più lockdown, quindi si va verso un ritorno alla normalità. Tra virgolette però. Che però appunto una normalità segnata comunque dal problema della brucellosi. Nel nostro caso sì. C'è questo problema degli abbrucellosi che non ci dà tranquillità né morale né economica, non ci permette di pianificare gli investimenti, non permette di proiettare i nostri allevamenti verso nei decenni successivi. Certo, quanto costa una bufala da latte? Una bufala oggigiorno costa intorno ai 3.000 euro, più IVA. Quindi 3.000, ogni abbattimento? Sì, dai 3.000 ai 3.500 euro. Sono stati previsti dei ristori per chi, insomma, come voi ha dovuto abbattere tanti capi? Hanno pagato l'animale in base alla delle fasce di età, ma il problema non è il fatto di pagare o non pagare, il problema è che l'animale, diciamo, una volta che ce l'hai ti dà una rendita annua. Noi quello che abbiamo perso, la prima cosa, la rendita annua, che è quella lì, è fuori discussione. La seconda cosa, che è molto importante, è il lavoro che viene fatto geneticamente vicino agli animali. Perché per avere degli animali di qualità, perché rendono di più, per aumentare quella quantità di latte che abbiamo detto prima, i 22-23 quintali di latte, per poterli spingerli ai 24, ai 25-26, bisogna fare un lavoro enorme. Sia genetico, fecondazioni artificiali, scarto aziendale, controlli, ricontrolli, cioè è tutto un insieme che, diciamo, in due parole non so se uno rende l'idea del lavoro che c'è, ma il lavoro è enorme e quel lavoro lì è tutto perso e lì fa la differenza. Chiaramente lì c'è un danno, finanziario maggiore per voi. Quello lì è il danno maggiore che, diciamo, che subisce l'azienda proprio, sia per me sia per i miei colleghi. Purtroppo per costruire un'azienda ci vogliono le generazioni. L'azienda non viene costruita, diciamo, la sera con la mattina, no.
L'azienda ci vogliono le generazioni, i lavori di prima dei nostri nonni, poi dei nostri padri e poi il nostro. I problemi economici non finiscono mai, le crisi non finiscono mai. Ci sono delle crisi economiche che, come ci sta attualmente, l'aumento delle materie prime, del gas, dell'energia elettrica, questo qua ricade su di noi. Se tu non investi nell'azienda adeguatamente, se non gestisci l'azienda in un certo modo, non ce la fai. Quante volte avviene il controllo sanitario sugli animali? In casi normali, se l'azienda non è ufficialmente indenne, quindi non ha problemi, viene fatta 2 volte l'anno, ogni 6 mesi, nell'arco di 6 mesi. Se invece l'azienda è infetta, per prassi dovrebbe essere ogni 21 giorni, ma questo qua non avviene. Quindi diciamo che teoricamente ogni 6 mesi avviene un controllo sanitario, sì. Quindi ogni 6 mesi i tecnici dell'ASL vengono i veterinari vengono in azienda a controllare i cavi. Fanno i prelievi del sangue uno per uno correttamente, come si fa, come è previsto dalla legge, e tutto. Ma il problema non è nemmeno i 6 mesi e tutto, il problema è quando l'azienda risulta infetta, che purtroppo l'azienda rimane da sola. Non viene aiutata adeguatamente, perché per legge dovremmo fare i prelievi ogni 21 giorni, ma molte volte non accade così. Altro problema, quando c'è un'azienda che ha un'infezione, questa infezione deve essere combattuta, ci vogliono tempi rapidi, gli animali malati devono essere subito isolati per non infettare gli altri animali. Tante volte le risposte vengono date dopo settimane, anche diverse settimane. Se la risposta è tempestiva, è chiaro che il danno è minore. Diciamo, infetta meno animali, quindi subito la combatti meglio. Sì. Tipo come viene per il Covid, che si cerca di fare la tracciabilità degli infetti e dei contatti che uno ha fatto negli ultimi giorni. Quindi non isolare la bufala infetta significa mettere a rischio tutto l'allevamento. Sì. Pensa che un animale che partorisce o abortisce, maggiormente perché la brucellosi porta ad all'aborto, in mezzo vicino ad altri animali, può infettare 50-100 animali tranquillamente solo in un evento abortigeno. E una volta stabilito dai prelievi che un capo è infetto, come avviene la comunicazione all'azienda? Allora ci chiamano, andiamo negli uffici delle ASL, ci notificano i capi infetti e ci danno l'elenco. E poi ci fanno l'ordinanza di abbattimento, che deve avvenire entro 15 giorni. E dovete essere voi a portare i capi al macello? No, allora noi li isoliamo, poi contattiamo i commercianti che trattano gli animali, quelli che si dedicano proprio al commercio bestiame, e vengono con i camion, li caricano, li portano loro ai macelli, che loro fanno gli accordi proprio con i macelli, che li rivendono poi. Certo, perché quella è una carne che poi possono rivendere sul mercato. Questa domanda non vi so dire proprio precisamente, perché ultimamente si è visto che gli animali con la brucella proprio non dovevano essere commercializzati. Questo è un grande dubbio che non vi so rispondere proprio precisamente. Questo qua siamo in mano alla magistratura, ci sono le denunce, quindi non possiamo... Certo. Alla fine dei conti, insomma, voi sperate che tutta questa, la gestione della brucellosi, insomma, cambi in qualche modo, perché finora non ha prodotto i risultati che vi aspettavate. No. Allora, noi, a parte, sono più di 10 anni che subiamo delle ritorsioni, perché veramente non ce la facciamo più, non stiamo più tranquilli, veramente non stiamo più tranquilli, bisogna rispettare le regole che già ci sono, l'articolo 18 che dice biosicurezza, autocontrollo e vaccinazione. Senza l'applicazione delle leggi che già esistono, non è che dobbiamo inventarci una legge ad hoc per noi, già esiste tutto, bisogna solo applicare. Solo così possiamo uscircene dalla brucellosi. Purtroppo questo è un tipo di malattia che cerchi sempre di chiuderti, ma purtroppo la campana di vetro sopra un'azienda non la puoi mettere.
Regione ha approvato il nuovo piano di eradicazione delle zoonosi. Il testo, predisposto in collaborazione con MIPAF e Ministero della Salute, deve superare il vaglio della Commissione europea. Il piano prevede anche delle misure di accompagnamento del valore di 100 milioni di euro inserite nel programma di sviluppo rurale, con l'obiettivo di implementare le azioni di biosicurezza necessarie ad uscire dall'emergenza. Il piano sarà in vigore per 5 anni e punta a ridurre del 50% la prevalenza annua delle malattie, con degli obiettivi intermedi, ma non prevede specificamente un piano di prevenzione attraverso la vaccinazione delle bufale. Ed è su questo che gli allevatori insistono, oltre a chiedere la possibilità di fare delle controperizie per via dei numerosi casi di falsi positivi, riscontrati tutti post mortem al macello, dove la carne bufalina rappresenta una fetta pregiata del mercato. La mobilitazione ha portato alla costituzione di un coordinamento unitario che riunisce alcune associazioni di allevatori della bufala campana, Altra Agricoltura, Agricepi e CNA. Tutti insieme sono partiti a bordo dei loro trattori dal piazzale dello stadio di Casal di Principe alla volta del centro di Caserta. Animali ammazzati, aziende che chiudono, brucella che non viene, problema della brucella che non viene risolto. Si chiama fallimento, abbiate pazienza. Allora, serve un cambio di passo e serve assolutamente impostare un'altra strategia che noi chiamiamo della prevenzione e del pieno coinvolgimento dei primi attori che devono gestire il piano di abbattimento, che sono gli allevatori. Gli allevatori sono, anche dal punto di vista giuridico, degli OSA, operatori di sicurezza alimentare. Allora, sono i primi responsabili di quello che accade in azienda. C'è una normativa, un corpo normativo che costruisce gli strumenti per cui loro, per primi, devono fare il controllo in azienda. Il primo elemento che noi chiediamo di garanzia è che sia messo in campo una strategia seria di autocontrollo, che non è l'autogestione sociale, ma è uno strumento fondamentale per cui gli allevatori tutti i giorni che stanno in stalla monitorano quello che accade sulla base di standard, di metodiche, evidentemente, e sono in condizioni in tempo reale, non di 6 mesi in 6 mesi, di capire cosa sta succedendo e se c'è un problema. Quindi passare dall'idea di imporre con i carri armati e con l'esercito un sistema al pieno coinvolgimento invece degli allevatori in questa operazione, che sono chiamati alla responsabilità. Il secondo punto, che serve la tracciabilità. La tracciabilità significa implementare fino in fondo un sistema di monitoraggio che è in grado di dire con assoluta certezza, fuori da ogni equivoco, una volta che il latte è uscito dalla stalla e prima di arrivare, tracciabilità dell'intera filiera significa poter arrivare fino alla garanzia finale certa del consumatore, va bene? Il terzo elemento che noi stiamo ponendo, chiediamo una strategia della prevenzione, di cui l'elemento che integra queste diverse soluzioni mette in campo misure di biosicurezza, misure di tutela ambientale e la vaccinazione. Io spero che siamo stati chiari. Noi diciamo che la vaccinazione non è la fine di tutto, non ha il potere taumaturgico di risolvere qualsiasi cosa. Chiediamo alla Regione di capire perché no. Tutte le crisi di brucella in Italia si sono risolte anche con la vaccinazione.
dove la vaccinazione non c'è stata, il problema della brucellosi non si è risolta. Io continuo a chiedermi qual è l'interesse di non applicare la vaccinazione. E voglio chiarire una cosa perché non ci siano equivoci. Quando noi diciamo vaccinazione, diciamo la vaccinazione dei capi sani, non infetti. La normativa europea prevede e indica e suggerisce la vaccinazione come strumento per risolvere questa questione. Ora, chi non le applica è chiamato a spiegarci perché, non il contrario. Noi chiediamo rigorosamente l'applicazione delle leggi, chiediamo il controllo, chiediamo la legalità, chiediamo più controlli, perché più controlli sono garanzia degli allevatori, ma controlli veri, di soldi che sono stati spesi inutilmente in questi anni. Mi chiedo perché non ci sono due cose fondamentali dentro quella spesa che io mi aspetterei nel caso di una situazione come questa. Perché noi abbiamo fatto in questi anni un'indagine epidemiologica che possa dirci qual è il problema della brucellosi per la salute umana. A me consta che non ci sia nemmeno un caso accertato di contaminazione dell'uomo in quest'area da brucellosi proveniente dagli animali. L'altra questione che abbiamo detto alla regione è perché accidenti in questi anni non è stato fatto uno studio serio sulla fisiologia della bufala. Non esiste al mondo uno studio sulla bufala mediterranea che oggi ci possa dire qual è con ragionevole certezza l'effetto delle terapie, delle profilassi che si mettono in campo su un organismo che tutti stanno dicendo reagisce in maniera diversa da tutta una serie di altre specie animali. Dentro questa incapacità c'è per esempio il fatto che per accertare la presenza della malattia stanno utilizzando sistemi per cui sono state fatte denunce alla Procura della Repubblica, a mia firma oltre che di altri, sistemi che non sono riconosciuti dall'OIE e che la stessa casa produttrice di quei kit per accertare dice che non sono adeguati, non sono testati per la specie. Quello che sta accadendo in provincia di Caserta in particolare, comunque sul comparto della bufala, e ahimè purtroppo quello che sta accadendo in molti altri settori dell'agroalimentare italiano. Lo scontro è capire se il nostro agroalimentare continua a essere garantito dagli agricoltori e dai trasformatori e dagli allevatori artigianali, oppure se la nostra agricoltura, e questo è il caso, è un caso eclatante, non diventerà definitivamente un reparto all'aperto della produzione industriale, in cui il cibo offerto ai cittadini, invece di essere prodotto con il lavoro delle attività del territorio, viene prodotto e diventa un cibo amorfo, di bassa qualità e diventa un cibo industriale. Questo è il livello più grande in questo momento della scommessa. Io credo che lo scontro in questi mesi, in questi anni, in questo settore parli proprio di questo. Che Made in Italy ci attende? Un Made in Italy vuoto, senza il lavoro dei nostri allevatori, agricoltori, dei nostri trasformatori, con il latte magari importato da qualche parte, oppure una mozzarella e una produzione in cui sia assolutamente garantito la grande storia di lavoro, di tradizioni, di saperi che fin qui i piccoli e medi allevatori, i trasformatori artigianali e distributori artigianali hanno saputo garantire. Io credo che dobbiamo spostare l'asse centrale, l'asse del problema. Questa non è una questione sanitaria, non c'è un caso di contaminazione umana da brucella. Certo c'è un problema, affrontiamolo senza sottovalutazioni, ma dobbiamo spostare il focus della soluzione dalla centralità della questione sanitaria a tutelare un grande comparto strategico per tutta la provincia in cui gli allevatori sono l'elemento trainante. Si
Sindaco Renato Natale, da Casal di Principe è partita la carovana di trattori, una protesta che va avanti da molto tempo. Lei da sindaco l'ha seguita fin dal primo istante? Sì, certo, io dal primo momento in cui sono stato eletto sindaco, nel 2014, già abbiamo cominciato a seguire questa vicenda, stimolati ovviamente da tutta una serie di soggetti e persone che vivevano direttamente sulla propria pelle questa situazione. Negli ultimi tempi c'è stata un'accelerazione notevole della mobilitazione, anche grazie al fatto che si è costituito un coordinamento di tutte le associazioni in grado di poter rappresentare in modo pieno e qualificato le istanze degli allevatori della provincia di Caserta. Teniamo conto che qui non parliamo di un rischio di un comparto, perché la mozzarella e tutto ciò che è collegato a questo prodotto è l'economia, non è uno dei comparti, ma è l'economia della provincia di Caserta e della Campania. Mettere a rischio questo settore significa mettere a rischio qualsiasi possibilità di crescita, di ricrescita o di rinascita del nostro territorio. Per questo motivo è obbligatorio per l'ente locale, per le istituzioni, essere sempre presente in prima linea. Ma visto e considerato che comunque la brucella si considera una patologia endemica di alcuni territori, che dipende da altro, come l'inquinamento ambientale, lo straripamento dei geranni, che si vuol dire di tutto e di più, è ovvio che può comportare una ripetizione. Perché molte aziende hanno ripulito l'azienda e dopo pochi mesi si sono ritrovati di nuovo con la brucella. Allora, se c'è questo, bisogna certamente intervenire per una bonifica ambientale, certamente fare un'attività sulla biosicurezza all'interno delle aziende, ma bisogna dare poi la sicurezza certa che avviene soltanto con la vaccinazione. Perché se c'è una questione di endemia, se io posso superarla soltanto se rendo immune gli animali. E veniamo quindi alla richiesta fondamentale di questi allevatori che appunto vogliono il vaccino. Certo, e non si riesce a capire l'opposizione a questa idea. Superate tutte le opposizioni di carattere tecnico-scientifico, non ce ne sono, resta un'opposizione particolare, però lo stesso incomprensibile, che fare la vaccinazione significa mettere a rischio la commercializzazione dei prodotti a livello europeo. Abbiamo chiesto più volte sulla base di quali dati ci dicono questo, non ci sono dati. E dimenticando che commercializziamo a livello europeo noi la mozzarella. Mozzarella. La mozzarella per essere prodotto deve passare attraverso un processo di pastorizzazione. Anche nel caso in cui l'animale sia ammalato e infettato, la mozzarella non può essere infettata perché il processo è tale da pulire questo. E questa è una cosa che si sa dagli anni 20, da quando studiava igiene mio padre all'Università di Napoli. Quindi non è un rischio reale. Ma poi attualmente esistono in produzione animali che sono state vaccinate nell'ultima campagna di vaccinazione e ciò non comporta nessun rischio per la commercializzazione. Ancora, ho visto certificazione di allevatori che vendono il latte del proprio animale, l'animale chiaramente risultato sano, ma che però è dentro un allevamento infetto. Sulla bolletta vitimata e trascritta dall'azienda sanitaria sta scritto latte immune da malattia proveniente da allevamento infetto. Questo non impedisce la commercializzazione, la produzione innanzitutto, perché a patto che venga pasteurizzata, cosa che viene sempre per fare mozzarella, e non impedisce nulla, non ha provocato nessun danno alla commercializzazione. Non si capisce perché estendere la vaccinazione agli animali prepuberi, quindi prima che arrivino in produzione, in un'area ristretta del territorio che è quella maggiormente dove maggiormente presenta, questo dovrebbe comportare una qualche problematica a livello di commercializzazione a livello nazionale e internazionale. Ma poi chi è che sarebbe danneggiato? L'allevatore. Se è l'allevatore che te lo chiede, perché dire di no? E questo diventa incomprensibile. Credo che in questo momento, anche grazie a questa capacità di mobilitazione, qualche cosa incomincia a, come dire, in modo positivo incomincia a travedersi all'orizzonte. Io penso anche questi incontri, che fino a poco tempo fa la regione si limitava ad incontrare la Coldiretti o il consorzio di tutela, in definendo questo come il rappresentante di tutto il mondo allevatoriale, oggi invece si è deciso ad incontrare i rappresentanti, quelli che io ritengo i veri rappresentanti di questo mondo, che è questo coordinamento che nel frattempo si è costruito. Io penso che già ci sia qualche passaggio positivo che lascia ben sperare. Ovviamente bisogna continuare questa lotta e questa con decisione. Dopo la protesta dei trattori, gli allevatori hanno incontrato l'assessore all'agricoltura Nicola Caputo negli uffici regionali.
da Palazzo Santa Lucia è arrivata un'apertura, una disponibilità a trattare su alcuni punti dirimenti della vertenza. È un primo passo, tanto è bastato almeno per interrompere lo sciopero della fame che due allevatori avevano iniziato per dare forza al messaggio di dissenso. Per 9 lunghi giorni Adriano Noviello e Peppe Pagano avevano scelto la più radicale delle forme di protesta. Abbiamo sospeso lo sciopero della fame perché dalla grande solidarietà di tutti gli allevatori e dalla richiesta anche ufficiale non solo del Vescovo ma anche di tutte le istituzioni, poiché la Regione Campania nella figura dell'assessorato all'agricoltura, quindi l'assessore Nicola Caputo, ha avuto una interlocuzione e si è aperta una trattativa. Gli allevatori che credono nelle istituzioni, a differenza di quello che si dice, ad unanimità, poiché siamo un gruppo unito e ci vogliono anche efficiente e lucido, hanno fatto a tutti quanti a grande richiesta che questa cosa doveva essere sospesa. Vi ritenete soddisfatti? Siete fiduciosi adesso? O credete che insomma siamo solo all'inizio e che questa mobilitazione debba andare avanti? La mobilitazione va avanti, fate attenzione. Noi abbiamo grande fiducia nelle istituzioni, in passato ci siamo sempre solo confrontati e scontrati con tecnici e finalmente invece oggi vi è un aspetto soprattutto politico che non mette più a solo un problema sanitario, perché è anche un problema sanitario, ma soprattutto le istituzioni hanno capito che hanno un enorme problema di carattere economico, sociale e di sicurezza e di imprenditoria per le imprese sul nostro territorio. La politica in particolar modo oggi ha ben chiaro una cosa importante, che se perdiamo quella zona dove è radicata la cultura di come a livello artigianale di come si fa la mozzarella, perderemo il nome della mozzarella nel mondo e di tutti i turisti che oggi ci vengono per assaggiare. Grazie Adriano, e allora intanto siamo contenti che hai finito di fare lo sciopero della fame e speriamo insomma che non ci sia più bisogno di ricorrere a queste forme di protesta. Io riprenderò, così siamo rimasti con il coordinamento. Io vedo una grande, come devo dire, apertura dal mondo politico. Sono fiducioso non solo dell'assessorato, ma dell'intera giunta regionale, nonché del presidente di Luca, che ci tiene tantissimo a questo territorio. Bisogna risolvere questo problema insieme.